In questi giorni, per gli studenti della scuola media di Bazzano, sarà proiettato il film I 100 passi di Marco Tullio Giordana, per meglio conoscere Giuseppe Impastato, giornalista siciliano ucciso dalla mafia 30 anni fa, a cui Bazzano intitola la nuova palestra. Sentiamo la scheda del film curata da Laura. Siamo a Cinisi, Palermo, dove si consuma la storia di Giuseppe Impastato, detto Peppino, ribellatosi al padre mafioso e alla cultura del silenzio. La sua adolescenza coincide con il 68, fatto di circoli culturali, comizi politici e Radio Out, l'emittente locale da lui fondata per farsi beffa della mafia e di coloro che la proteggono. Con orgoglio e rabbia, Peppino percorre quei 100 passi che separano la sua casa da quella di Dontano. Con passione forte urla la sua indignazione verso i servili leccapiedi dei potenti, a partire da suo padre. Tra i temi centrali, chiaramente, è il rapporto conflittuale fra padre e figlio, molto presente nel film. Nell'infanzia di Peppino, il padre è presente solo nell'impartire il rispetto e la sottomissione al clan, che si manifesta palesemente nella poesia imparata a memoria e recitata davanti a tutta la famiglia mafiosa nelle primissime scene del film. Poi assistiamo al repentino passaggio dall'infanzia alla giovinezza. Iniziano così le manifestazioni di piazza, i giornali di denuncia, le trasmissioni della radio di provincia, il 68 e le contestazioni. Afflitto e rassegnato per aver fallito nell'educazione del figlio ribelle, Luigi Impastato preferisce partire, lasciare quella casa ormai disonorata. Onora tuo padre, è il primo e più importante comandamento per gli uomini di Cinisi. Onora tuo padre, è la frase che Luigi Impastato ripete al figlio Peppino, prendendolo per il collo e implorandolo di ripeterla, ascoltarla, seguirla. La pungente e scomoda ironia di Peppino dai microfoni della piccola emittente libera Radio Out è l'arma più forte, l'esplosivo più potente contro il governo dell'onorevole Dontano, Gaetano Badalamenti, capo indiscusso del regno di mafiopoli Cinisi. Ogni sopruso, ogni imbroglio, ogni giustizia viene smascherata dalle sarcastiche parole di Peppino, militante del Partito Comunista e disonore della sua famiglia. Dalle prime immagini sorge spontaneo il timore che si tratti del solito film sulla mafia, che un po' per pigrizia, un po' per overdose di stereotipi cinematografici non si ha poi troppa voglia di affrontare. Ma I 100 passi ha il pregio di creare presto un rapporto complice con lo spettatore, grazie al forte contrasto tra il protagonista e il contesto mafioso del nucleo familiare a cui appartiene. Ha il pregio di portare alla ribalta la storia e biografia di un personaggio che forse sarebbe stato dimenticato troppo facilmente, coperto dall'ombra di Aldo Moro, il cui ritrovamento a Roma avvenne proprio lo stesso 9 maggio 78 e che risuona come avvenimento ben più importante del piccolo siciliano di provincia morto per mano mafiosa. Una storia vera, quella di Peppino Impastato, morto a Cinisi il 9 maggio 78. Suicidio, si disse, per 20 anni, prima che Gaetano Badalamenti fosse ritenuto mandante responsabile. Le immagini finali del corteo funebre sono scandite dai pugni alzati e accese dal rosso delle bandiere, colore forte che poco a poco sfuma in un bianco e nero quasi a consacrare e consegnare Peppino alla memoria. In questi giorni ricorre proprio il trentennale della morte di Peppino Impastato. Vedere o perché no rivedere questo film potrebbe essere un importante gesto per ricordare lui e la sua coraggiosa militanza antimafiosa.